gonna be rude, funky, hard. Trust me, it's gonna be rude, funky, hard. Trust me, it's gonna be rude, funky, hard. Trust me, it's gonna be rude, funky. Estetico, ma deve riuscire a penetrare all'interno dell'animo del soggetto stesso. Il ritratto è questo, poi può essere interpretato in qualsiasi modo, però deve essere colto l'animo del personaggio. Questo per me è il concetto del ritratto. Mi presento, sono Emanuela Volpe, pittrice, e sono qui nello spazio di Ivano Taccori, che mi ha dato questa opportunità di mettere fuori dei pezzi per questa mostra che ha titolo Ritratti autoritari. E volevo dire solo due cose molto rapidamente a proposito del ritratto. Il ritratto è uno dei temi che di solito catturano di più l'interesse di un artista, perché sono un viaggio che si fa dentro qualcun altro e ci si porta appresso qualcosa, per cui nel ritratto c'è un gioco di specchi che alla fine fa emergere qualcosa anche dell'autore. Il mio maestro, che era Luigi Lomanto, diceva che un ritratto veramente riuscito ha anche qualcosa di dipinto. Poi naturalmente ogni soggetto propone delle suggestioni differenti, per esempio il ritratto di Ivano Taccori e sua moglie, diciamo che più che sulla superficie del volto, sulla morfologia del corpo, si concentra sull'aspetto emotivo. Quindi il vero protagonista di questo ritratto è un abbraccio intimo, affettuoso, molto complice, e diciamo che le persone sono contorno di questo sentimento che io spero si riesca a cogliere. Il ritratto dell'attore invece, che vediamo accanto, è un ritratto di un ideale di attore, di una maschera. Quell'idea che io ho dell'attore, soprattutto attore di teatro,
che riesce a strapparti dalla poltrona e a portarti in un altro diverso, riesce a catturarti con una forza, un'energia che sono quelle dell'animale. Nel ritratto, nella ritrattistica, che è la caratteristica predominante del mio lavoro, quello che mi interessa è riuscire a cogliere l'espressione, l'essenza, quello che è il vitale della persona, non tanto quello solo i caratteri o rendere fedelmente gli elementi del volto. Nel momento in cui riesco a raggiungere questo, cioè a dire che espresso pienamente quella persona, il mio lavoro lo considero finito. E quindi non sempre c'è quel limite, è sempre diverso per ogni quadro, per ogni persona, e ogni tanto ogni mio secondo lavoro è unico ed è diverso. Diciamo la resa finale è diversa. Sono dei ritratti sulla memoria, leggere senza fermarsi su ciò che sta detto, così la cosa diventa leggera e c'è il piacere d'apparire senza fermarsi su ciò che è già descritto dall'immagine oppure dalla figura già viva che si racconta da sola. Quindi appare e si compone da sola e ha senso di esserci. Dopo tanti percorsi la figura si attiva da sola e a funzione di colori ha una memoria. E dà motivo di percorrere il sentiero della figura. Nel figura e si compongono da sola. Come senso di continuità del Io sono di Paolo, ho 23 anni adesso, ho studiato prima di venire qua, però adesso studio in mia Poi. Questa è la mia terza mostra, sono molto contenta di aver partecipato a un'altra volta. Sono contenta che la mostra è venuta molto bene. Честно говоря, муж моей подруги, и в этой квартире я жила, когда это не была, она не была галерея, это была квартира. А талантливой, молодой, жизнерадостной, я желаю Ивана, чтобы его галерея была лучше. Чао.